Una sfida di quelle intense, e quanto attende la Molisana Magnolia Campobasso, che questa sera sarà su di un parquet storico per il mondo del basket italiano, come quello del Talierzo, dove andrà a confrontarsi con l'imbattuta leader Venezia. Nell'ambiente rossoblù c'è grande determinazione, figlia tra l'altro degli ultimi due exploit in successione con Lucca a chiusura del 2020 e Vigarano in apertura del 2021 sul parquet amico dell'Arena. Dettaglio sottolineato anche dal capitano delle Magnolie, Carolina Sanchez, la lunga argentina, anche lei proiettata con forza sul match. Dopo tutto quello che abbiamo sofferto quest'anno di inizio, di infortuni, di tutto quello che è successo dentro, veramente ci volevano queste due vittorie, veramente siamo molto contente, però come ha detto Ivana, no, non ci possiamo rilassare, noi dobbiamo continuare ad avere un obiettivo e adesso mercoledì ci incontriamo con, penso che è la squadra per me più forte del campionato, e si hanno rinforzato ancora con un'altra straniera e penso che noi dobbiamo riuscire a fare il meglio e continuare a migliorare come squadra adesso che ci siamo trovati tutti insieme di nuovo. Nel gruppo rossoblù non si segnalano particolari problematiche, e quanto alla modalità con cui i fiori d'acciaio dovranno stare sul parquet, è sempre la stessa Sanchez ad indicare alle compagne la via maestra. Noi dobbiamo trovare il nostro gioco, dobbiamo trovare che sappiamo che è una squadra forte e questo campionato può dare delle sorprese. Noi andiamo a giocare quella partita come se fosse anche molto importante per noi e come gruppo e come penso che ci darà anche una bella grinta se facciamo una bella partita contro Venezia.